Nope, il titolo non è clickbait. Insomma, il tavolo è sporco. C'è scritto vetri, ma andrà bene lo stesso. Stavamo dicendo, non avete nemmeno letto male, perché Amazon ha veramente creato uno smartphone. E quest'oggi l'ho comprato. E ciao a tutti ragazzi, qui è Meme che vi parla. E quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video per unboxare, da come avete letto dal titolo, lo smartphone segreto creato da Amazon. Ma perché dico smartphone segreto? Beh, perché questo smartphone è uno di quelli più rari che esistano al mondo. E adesso vi spiego subito perché. Lo smartphone di Amazon è stato lanciato nel 2014 e se non ne hai mai sentito parlare, non preoccuparti. Meglio così, fidati. Ma prima di vedere che cosa c'è qui dentro, voglio un attimo vedere il trailer insieme a voi. Signore e signori, questo qui è l'Amazon Fire Phone, lo smartphone ufficiale creato da Amazon. E questo qua è l'unico trailer ufficiale che sono riuscito a trovare. Lo smartphone si doveva presentare in questa maniera qua. E cioè, visto così, ragazzi, non è così brutto. Ha questa interfaccia molto particolare, tutta quanta disegnata da Amazon. Ma dai, non fa così schifo. Nonostante praticamente non lo conosca nessuno, questo telefono aveva un sacco di funzioni molto molto fighe, tra cui questa visione 3D delle cose. E detta così sembra anche molto figo effettivamente. Poi un'altra funzione che aveva era appunto lo scrolling automatico delle pagine quando noi andavamo a piegare il telefono, un po' come se fosse un Kindle per leggere. Perché infatti questo qui è stato il primo smartphone creato da Amazon, mentre Amazon già faceva i Kindle, i Fire Tab. E Amazon appunto, visto il grande successo che avevano i Kindle e i Fire Tab, hanno avuto un'illuminazione, hanno pensato: perché non portare la tecnologia dei Fire Tab e metterla su uno smartphone? È geniale, cazzo! E a quanto pare però non andò molto bene. Perché infatti Amazon, lanciando questo telefono, ha perso la bellezza di 180 milioni di dollari. Non sono proprio pochi soldi, eh! Perché tutte quante le funzioni futuristiche che aveva questo Amazon Fire Phone, diciamo che alla fine per la gente erano inutili. Ma soprattutto questo telefono, quando è stato lanciato nel 2014, costava la bellezza di 650 dollari. Costa praticamente quanto un iPhone adesso. E alla fine il telefono faceva così schifo che venne tolto dal commercio nel 2015. Cioè è durato un anno. Ma la vera domanda adesso è: questo telefono faceva davvero così schifo? Beh, quello che andremo a scoprire quest'oggi. Nonostante sia tipo rarissimo, sono riuscito a trovarlo su eBay per tipo 50 euro. L'unico problema è che non ha la scatola e quindi è arrivato così. Qui dentro non c'è più nulla praticamente. Fantastico. Dentro questa fantastica busta di carta ci dovrebbe essere lo smartphone di Amazon. È un peccato che io non sia riuscito a trovarlo con la scatola, perché la scatola era questa qua e onestamente è molto carina. Però capitemi, è già stata un'impresa riuscire a trovare questo, quindi anche senza scatola andrà bene. Ma vediamo un po', signore e signori, com'è questo smartphone di Amazon. Ok. Madonna raga, ma che imballaggio è? Sembra un pacco arrivato dal dark web. Dentro questa busta di plastica abbiamo in tutto il suo splendore il nostro Amazon Fire Phone. Madonna quanto è gialla sta cover. Fatemela levare, che schifo. Che figo! Ok, eccolo qui in tutto il suo splendore. Lo smartphone segreto creato da Amazon. Ma sapete che il design dietro è fighissimo? Cioè, il logo Amazon messo dietro uno smartphone è veramente bello da vedere. Ok, come retro ci sta, non è affatto male. E poi il davanti si presenta così. Non so perché, ma mi ricorda un po' un iPhone con il bottone home messo qua. E i bordi fatti così, cioè mi ricorda tipo un iPhone 6. Però comunque solamente di estetica non è brutto. Certo, non direi che un coso del genere vale 670 euro. Però erano. Non sembra neanche un telefono economico. Di design almeno non fa schifo. Il retro si presenta così, con il logo Amazon messo qua bello grosso. E poi qui la fotocamera con il flash. E poi basta. È molto minimal. Mi ricorda molto un iPhone come design. Solo che invece del logo di Apple c'è il logo di Amazon. Dai, ma non potrà far schifo come dicono. Poi ai lati è tipo gommato, mentre dietro e davanti è tutto quanto fatto di vetro. Ai lati invece c'è questa gomma che credo serva a dargli protezione, come se fosse una cover. Molto molto strano, devo dire, tenere in mano un telefono fatto da Amazon. Poi qui sopra abbiamo il pulsante di accensione e il jack per le cuffie. Mio Dio, piango. Non sono più abituato ad avere il jack delle cuffie sul telefono. Poi ai lati abbiamo i due pulsanti del volume e... Guardate un attimo, se quello sopra è pulsante di accensione, questo che cazzo è? Io che cazzo ne so. Vabbè, poi lo scopriremo cosa fa. Credo che qua poi ci andasse la SIM, solo che è usato ed è mezzo disintegrato. Ma diamo meglio un'occhiata al davanti, perché è molto strano in realtà. Cioè ci sono tipo delle quattro fotocamere messe ai lati. Credo che servano a dare quell'effetto 3D che abbiamo visto prima nel trailer. Però fa molto strano, cioè sembra abbiano messo quattro chiodi qua. Letteralmente quelli di Amazon hanno detto: prendiamo un iPhone ma ficchiamoci sopra Fire OS. E per chi non sapesse cosa
cos'è Fire OS. Adesso lo vediamo come va ad accendere. Però sarebbe quel sistema operativo che c'è sui tablet di Amazon, in cui non c'è né l'App Store né il Play Store, ma c'è l'Amazon App Store. E uno dei principali motivi per cui questo telefono fallì è perché non c'era un'applicazione. Vediamo se si accende e quanto faceva schifo questo telefono di Amazon. Che figa la schermata di avvio con la scritta Amazon qua. Si sta accendendo ed è venuta la scritta Fire. Oddio, è formattato come nuovo, sì. Grazie. Io già pensavo che fosse bloccato, non funzionasse. Sembra funzionare. Devo selezionare adesso la lingua del telefono. C'è anche l'italiano, fantastico. Avanti, vediamo un po'. No, lo sportello della SIM è andato a puttana. Per il momento sembra andare ed è anche veloce nella configurazione. Connettiti a una rete wifi. Sembra assolutamente utilizzabile. Come mai sto coso ha fatto perdere ad Amazon 180 milioni? Ho come l'impressione che lo scopriremo presto. Registra il tuo telefono. Ah, devo entrare col mio account Amazon. Oddio, è la password di Amazon. Ho come l'impressione che io non possa entrare col mio account Amazon qua dentro, perché visto che è stato un fallimento della Madonna, credo non funzioni più. Registra più tardi, va bene lo stesso. Benvenuto Fire. Questa breve guida interattiva ti fornerà le basi in circa 5 minuti con audio e video. Cioè è un tutorial su come usare il telefono. Vai, inizia. Si è messo a parlare in un inglese strano, non ho capito niente. Cosa sto vedendo, raga? Praticamente credo che questo sia il coso della prospettiva 3D. Vediamo un po', quindi se prendo in mano il telefono. Ok, che figo. Effettivamente, raga, quando prendo in mano il telefono e lo vado a muovere, questo fa tipo un effetto 3D di prospettiva. Cioè non è tipo 3D come il Nintendo 3DS che ti fa sboccare. È un semplice effetto che quando prendi il telefono e lo vai a muovere, questo si muove insieme a te. Mentre invece se lo giro verso di voi non si muove più niente. Ok, non so che utilità possa avere, ma figo, avanti. Perché sta parlando in tedesco? Ma io ho messo italiano come lingua. Mi sta facendo vedere il sistema operativo. Oh mio Dio, che cos'è questo robo? Praticamente questo dovrebbe essere Fire OS. Non ci sto capendo un cazzo. Inclina il bordo sinistro verso di te e quindi in direzione opposta per aprire il pannello di sinistra. Che vuol dire, scusate? Cioè tipo così. Che figo! Non serve assolutamente a nulla, però praticamente facendo così posso andare a muovermi nei menu rapidi. Cioè esattamente come se stessi muovendo col dito, solo che muovo il telefono. Si è aperto Maps, inchina leggermente il telefono per visualizzare altre informazioni. Cioè è un telefono strano da usare, perché io devo tipo inclinarlo e muovermi per poter vedere cose. Cioè mettete caso che fate così e vi parte per sbaglio. Praticamente qui sono su mappe di Amazon, non sapevo neanche esistesse. E se vado a muovere il telefono ai lati, lui mi fa vedere tipo le gelaterie. Raga, ma che cazzo serve? È la cosa più scomoda del mondo, perché io il telefono lo tengo così, mica così. Oh mio Dio. Signore e signori, questa qua è l'interfaccia dello smartphone dimenticato di Amazon. L'interfaccia è veramente strana, perché non ha una vera e propria home. Cioè ci sono tante cose messe qua. Ma poi è tutto fatto con questo effetto 3D, che se vado a muovere il telefono anche le icone si muovono. È la cosa più stupida di sempre. Scusate, sono allergico alle cagate. Questa qua sarebbe la schermata di blocco. Cioè anche questa è fatta con un effetto 3D. Madonna mia, sembra gli effetti 3D, ragazzi, quelli delle presentazioni PowerPoint. Non serve a niente. Come faccio? Ah, così posso entrare alla home, un po' come un iPhone. Ma vediamo adesso di scoprire perché questo coso fa così schifo. Esploriamolo un po'. Questa qua dovrebbe essere la home. E qui ci sono delle icone. Madonna, ci sono delle icone giganti. Perché le icone delle applicazioni sono così grandi? Questo dovrebbe essere l'app shop, l'app store dei poveri. Poi il music shop, cioè non c'è Amazon Music. Poi questo dovrebbe essere mappe in teoria. È molto strano il fatto di avere una home che si muove. Butcher shop. Ma perché in tedesco? Abbiamo lo shop di Amazon, che credo sia il sito di Amazon, e le impostazioni. Molto molto strana come interfaccia. Qui ci sono cose da esplorare. Poi qui sotto abbiamo le icone del telefono, dei messaggi, della mail e del browser. Madonna mia, Silk. Poi in teoria se scorro verso l'alto posso aprire il carrello delle app. Però anche qua, come vado a prendere in mano il telefono e lo muovo, tutto diventa 3D e le icone si muovono a caso. Ma che cazzo serve sta roba? Cioè è carino, per i primi 5 secondi. Ma vediamo un po' le altre funzionalità. In teoria, da come mi spiegava nel tutorial, se vado a fare così, cioè se vado a far così posso andare ad aprire e chiudere il menu dello smartphone. Oh, su TikTok una roba così sarebbe un sacco utile. Vi immaginate scrollare semplicemente facendo così? Cioè mi viene male al polso dopo 2 secondi. Però oltre allo scrolling fatto così che non funziona, raga, cioè se io scorro verso di là, lui girati, ma no, no, funziona una volta sì e 7 no sta roba. Se vado adesso su app posso andare a vedere in teoria le app. Dispositivo non registra. Ah, non posso usare l'app shop.
Cioè, questo è il browser di Amazon. Uno dei vari siti web che posso andare a visitare. Se vado tipo su YouTube, funziona. Oh, signore e signori, almeno internet sembra andare. Sono adesso su YouTube qua su internet e voi vi chiederete: ma perché non scarichi l'applicazione di YouTube? Non esiste. Non esiste Google Maps, non esiste Keep, non esiste Chrome. Google su questo telefono non esiste. E questo fu uno dei motivi per cui failò malissimo. Il sito di YouTube comunque sembra funzionare. Ma scusate, se io vado a fare così, sposco. Oh, ragazzi! Se vado a inclinare il telefono verso l'avanti, posso andare a scorrere la home di YouTube senza toccare il telefono. Sto adesso guardando uno shorts. Se vado adesso a fare così. Scorri! Se lo faccio col pollice. Madonna mia, il lag! Cioè, raga, guardate quanto lagga su Shorts. Ma se vado a fare così mentre sono su Google. Ah, posso andare a vedere le impostazioni del browser. Oddio, il menu delle impostazioni sembra Android 3. Meteo, vediamo un po' se almeno il meteo funziona. Non è configurato ancora nessuna posizione. Milano non esiste. Fotocamera, vediamo un po' se almeno la fotocamera funziona. Ah, perché poi la fotocamera di questo Amazon Fire Phone poteva scattare delle fotografie che si potevano andare a vedere con quell'effetto 3D strano. Vediamo un po' se scatta una foto. Scusate un attimo, dovete sentire il suono di quando scatta una foto. Wow. Beh, dai, considerando che è un telefono da 800 euro del 2014, è accettabile. Prendi e tieni premuto questo pulsante per lanciare Firefly. Che cazzo è Firefly? Giuro che io sto premendo, ma non fa un cazzo. Questo bottone, praticamente, una volta premuto, faceva partire una specie di Google Lens dove potevate inquadrare una qualsiasi cosa e in automatico il telefono andava a cercarlo su Amazon. Anche questa è una funzione completamente inutile. La fotocamera per selfie è veramente una cosa terribile. Questo qui è un video registrato con l'Amazon Fire Phone. E vediamo un po' come si vede, come si sente. Non sembra mettere a fuoco nulla. Oh mio Dio, la qualità, aiuto. Questo invece è un video fatto con la fotocamera per selfie dell'Amazon Fire Phone. Non ho parole. Sì che è del 2014. Però costava 800 euro sto robo. Lenticolare, un nuovo tipo di immagine che anima i tuoi movimenti. Ok. Questo dovrebbe servire a fare l'effetto delle foto che si muovono. Siamo adesso a fare così e vado poi a muovere il telefono. Questo dovrebbe muovere anche la foto. Se vado quindi adesso nella galleria posso andare a vedere la foto che si muove. Ma cari amici di Amazon, ma mi spiegate a che cazzo serve? E quindi in conclusione, lo smartphone di Amazon faceva davvero così cagare? No! Era molto peggio. The result are not good. Per vedere adesso come sono riuscito a costruire l'ologramma più grande del mondo, clicca qui. Mentre invece per non perderti nessun nuovo video, iscriviti cliccando qua. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi!